Il sindaco di Rovigo, Bruno Piva, ha firmato il decreto sindacale con il rimpasto di giunta oggi 9 marzo alle 10.30. A fine una ricerca di equilibri in seno alla maggioranza del comune che si è trascinata da mesi, anche se formalmente le dimissioni degli assessori in quota alla Lega Nord è avvenuta il 20 febbraio scorso. Ezio Conchi e Germano Rizzi sono i due nuovi assessori che completano la squadra di 8 componenti al governo di Palazzo Nodari con Piva. Il scopo principale della loro presenza è quello di portare il loro contributo professionale, di idee, di esperienze per cercare di fare il bene della città. A farne le spese in questo riassetto della giunta è la Lega Nord, che pur garantendo sostegno alla maggioranza, non ha visto riconfermato nessun assessore. Una scelta questa degli ultimi giorni, perché in precedenza Piva ha valutato la possibilità di sacrificare l'assessore esterno della sua lista civica, Anna Paola Nezzo. Il Carroccio, alleato alle scorse elezioni comunali di maggio, insieme al PDL ha sostenuto, vinto e ribaltato il colore politico del comune con Bruno Piva. Dei patti preelettorali tra PDL e Lega Nord sancivano la divisione delle poltrone in caso di vittoria, ma non tutto è filato liscio. Non è stata una manovra contro la Lega, intesa come partito Lega Nord, Liga Veneta, è stato più che altro una presa di posizione verso il segretario provinciale della Lega, che a nostro avviso perseguiva politiche che non erano più coincidenti con quelle che è la politica di questa maggioranza. Ezio Conchi, 55 anni, avvocato, è il nuovo assessore del PDL della corrente rappresentata dall'onorevole Luca Bellotti. Assorbe le deleghe del dimissionario Franco Berti, ovvero risorse umane, pianificazione strategica e coordinamento per le linee di sviluppo e innovazione della città, politiche per il lavoro, gemellaggi e cooperazione internazionale. Conchi ha chiari gli obiettivi del suo operare. Il bene collettivo. Io mi ricordo quando studiavo diritto amministrativo all'università, il mio professore di diritto amministrativo mi diceva sempre una cosa, che ogni amministratore dovrebbe avere dietro la scrivania la scritta: quello che stai facendo lo fai per il bene collettivo o no? Germano Rizzi, 37 anni, avvocato, assume gli incarichi che erano di Monica Giordani: sistemi informatici, statistica, servizi demografici, pari opportunità e attuazione del federalismo. Rizzi è rappresentante in giunta dei consiglieri fuoriusciti dal Carroccio e costituenti il gruppo Lega per Rovigo. Ora, e credo di parlare anche a nome di tutta la gente di Rovigo, sia diciamo ora di iniziare a passare ai fatti e iniziare a occuparsi di questioni non prettamente legate alla, diciamo, alla gestione della della politica in senso stretto, ma ad occuparsi delle questioni che interessano Rovigo. Il tira e molla della maggioranza è iniziato l'8 ottobre 2011, quando Alessandro Zanforlini di Santo, Michele Martinello e Simone Bedendo hanno comunicato ufficialmente di lasciare il gruppo della Lega Nord, che si ritrova da allora solo con due esponenti in consiglio comunale, chiedendo al sindaco un rappresentante in giunta. Dopo qualche settimana cominciarono a reclamare attenzione anche i componenti dell'ex gruppo Forza Rovigo, ai quali evidentemente in un eccesso di euforia fu promessa la presidenza del Consiglio, visto che Paolo Avizzù, presidente in carica, mai ha sottoscritto le dimissioni che il PDL per qualche tempo ha sostenuto avrebbe dato. Il 28 dicembre scorso il sindaco riassegna i compiti ai componenti della sua giunta, colpendo i due assessori della Lega Nord, nel togliere loro i principali referati. Ufficialmente Antonello Contiero, segretario provinciale del Carroccio, non reagisce, ma si scatena una lotta sotterranea e logorante tra Lega e PDL, che ha l'epilogo per il momento nelle nomine di oggi.